Buonasera, ben trovati. Nuovo appuntamento con il professionista Risponde. E risponderemo subito repentinamente a tutte le vostre domande. Vado subito, per non perdere ulteriore tempo, su Enrica Giuffrida. Carissima, buonasera. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Continuano ad arrivare tante domande e stasera daremo delle risposte al quesito sulle liti condominiali. Quindi ci sarà con noi l'avvocato Rapisarda. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo mail futuraproduction2018@gmail.com e al numero WhatsApp al 320-693-8702. Bene, come anticipato da Enrica, l'ospite di questa sera, il nostro professionista, il nostro opinion leader, è l'avvocato Giuseppe Rapisarda. Buonasera, direttore, grazie. E allora, rispondiamo subito alle vostre domande, perché entriamo nel cosiddetto mare magnum del diritto legato a quello che è il condominio, il vivere comune, insomma, le strutture che sono le nostre case. Ci sono tanti problemi, cercheremo di rispondere sulle vostre sollecitazioni. Enrica. Benissimo, la prima domanda arriva da Palermo e Luisa ci scrive: l'amministratore non porta i bilanci al condominio da 4 anni. Come possiamo costringere a farlo senza necessariamente ricorrere alla causa? Eh beh, è una cosa concepibile questa qua di non portare, È concepibile, ma poco urbana, come si suol dire. non è consentibile, se mi consentite il gioco di parole. Sì, sono d'accordo con il nostro ascoltatore, nel senso che poi l'azione legale è una estrema ratio, qualora ovviamente la situazione permanga così come la viene descritta, cioè la mancata presentazione dei rendiconti consuntivi e tutto ciò che prevede la legge in sede di riforma, già in vigore da 10 anni ormai, a corredo del rendiconto consuntivo, la situazione contabile del condominio, perché non basta poi il bilancio, lista di debitori e creditori aggiornata e quant'altro. Cosa si può fare? Due condomini di buona volontà che rappresentano almeno un sesto in valori millesimali dell'edificio possono chiedere all'amministratore di indire una assemblea straordinaria del condominio con all'ordine del giorno la presentazione dei bilanci, ovviamente, e non solo, quant'altro all'ordine del giorno da inserire che viene ritenuto utile per il disbrigo e la risoluzione delle problematiche di quel condominio. Trascorsi 10 giorni, qualora l'amministratore non ritenga ulteriormente di ottemperare alla richiesta posta in essere, lo ripeto, da due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore espresso in millesimi dell'edificio, i condomini stessi potranno autoconvocare il condominio. Ovviamente non avranno verosimilmente i bilanci dall'amministratore, ma potranno ovviamente nominare altro amministratore, il quale una volta in carica dovrà chiedere in via perentoria l'esibizione e la riconsegna dei documenti condominiali da cui poi o ricostruire i bilanci o farseli consegnare. Ovviamente questo è in termini di autonomia potestativa da parte di ciascun proprietario. La legge, però lo ricordo, uno dei motivi della revoca giudiziale in automatico dell'amministratore fissa la mancata presentazione dei bilanci per 2 anni di seguito. Quindi è lì, non è una causa, è volontaria giurisdizione che si risolve poi in un'udienza, nella quale, udienza civile ovviamente, nella quale è preso atto che c'è una mancata presentazione all'Assemblea dei condomini per il necessario controllo e verifica dei bilanci, il Tribunale è tenuto in sede collegiale e di volontaria giurisdizione a revocare l'amministratore. Però, sposando la volontà del nostro ascoltatore, se non c'è la causa, la procedura che ho indicato è la stessa e per beneficio del nostro ascoltatore lo rinvio al dettato normativo, cioè all'articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice Civile, che ripeteranno quanto ho sintetizzato e che gli saranno di aiuto per evitare la causa, ma per ottenere quanto da lui richiesto.
Bene, risposta notevolmente esaustiva, andiamo avanti quindi con le altre domande. Enrica. Sì, la seconda domanda è, ce la scrive Massimo da Cireale. Non abbiamo potuto ricorrere ai bonus facciate per la presenza, a dire dell'amministratore, di manufatti abusivi presenti in condominio. È vero questo? Come possiamo rivalerci eventualmente verso questi oggetti? Bella domanda. Anche questa è una domanda, diciamo, che ripercorre un po' quello che è lo status di questi ultimi tempi, potremmo dire. Sì, come tutti sappiamo, non c'è più possibilità, anche perché a dire del legislatore e comunque in maniera comprensibile si gravava sulle casse dello Stato, e quindi i condomini, gli enti di gestione che non hanno potuto accedere ai bonus, ovviamente ne sono adesso tagliati fuori. Vi sono altre, lo sconto in fattura, altre tipologie di agevolazioni di natura fiscale, ma non materialmente la cessione del credito e quindi il pagamento da parte dell'impresa che poi prendeva i soldi dallo Stato delle ristrutturazioni delle facciate o delle parti comuni dell'edificio. È anche vero che non voglio correggere il nostro ascoltatore, ma se l'amministratore ha ritenuto che non vi erano i requisiti è perché probabilmente il tecnico nominato dal condominio ha verificato la presenza di manufatti integranti abusivismi edilizi per i quali comunque non era previsto l'accesso ai bonus ai vari bonus indicati dalla legge. Dovrebbero cosa fare al concreto? Dovrebbero accedere alla relazione tecnica mostrata ed esibita dal consulente tecnico, che sicuramente sarà stato nominato. In questa consulenza tecnica ovviamente saranno indicati quali sono quelle opere edilizie all'interno delle proprietà esclusive che non hanno consentito l'accesso all'utilizzo dei bonus e chi sono i proprietari. Dopodiché valutare pro quota adesso quanti esborsi devono fare ciascun condomino per calcolare il danno conseguente al mancato utilizzo dei bonus. Quindi io consiglio loro di non prendersela con l'amministratore, se ha detto questo la ragione giuridica c'è, ma chiedere all'amministratore di avere la perizia che indichi chiaramente le ragioni per le quali, ovviamente in presenza di situazioni non in conformità alla normativa edilizia, non si è potuto accedere ai bonus e a chi pertengono questi manufatti. Dopodiché, valutati i costi che adesso dovranno sostenere con la disciplina giuridica che è stata introdotta adesso, verificare il danno che hanno subito. Anche perché bisogna dire che spesso purtroppo accade che la scelta di un singolo si ripercorre poi su tutto il gruppo, su tutti coloro che fanno parte del condominio, perché se lui ha deciso di fare qualcosa di abusivo è chiaro che poi crea tutti i problemi del caso. Vede direttore, purtroppo questi fenomeni di non conformità alle discipline edilizie sono frequenti nel nostro territorio e io mi auguro mai non si debba scontare situazioni come quelle che poi abbiamo sofferto nella non lontana Turchia a seguito del sisma. Infatti, con edifici che poi non reggono rispetto per esempio a quanto accade in Giappone a parità di sisma, a notevoli sollecitazioni certo, telluriche. Io ricordo che al di là del danno del non poter accedere al bonus, le intenzioni del legislatore erano meritorie, perché Noi abbiamo una serie di manufatti costruiti sopra le terrazze o sopra le coperture, non sono fatti in gran parte degli edifici, non solo catanesi, ma proprio del nostro territorio, da Roma in giù soprattutto, non vengono fatte i collaudi, le prove statiche, non viene chiamato il genio civile, e questo si ripercuote proprio in tema di sicurezza. Quindi il momento dei bonus era anche dal punto di vista del legislatore catartico, salutare per, come dire, verificare le condizioni di molti edifici. Anche sotto questo profilo temo sia stata un'occasione sprecata. Enrica. Sì,
Sì, leggiamo velocemente la prossima domanda. Un amministratore nominato a febbraio del 2022 ha adesso convocato l'assemblea per i bilanci senza portare all'ordine del giorno la sua conferma. È possibile questo? Ringraziamo Paolo da Caltanissetta. Cioè proprio entriamo nella burocrazia, sono molto attenti i nostri telespettatori. No, non se ne fanno scappare uno, oggi sembra che gli amministratori siano sul banco degli imputati virtuali. Sì. No, è possibile, come no, assolutamente sì, nel senso che non è più come accadeva in disciplina pre-riforma condominiale. Se qualcuno ha chiesto di inserire all'ordine del giorno nuovamente la verifica del rapporto fiduciario, quindi la conferma dell'amministratore o la nomina di un nuovo amministratore, nell'arco del biennio questo amministratore non era tenuto a mettere all'ordine del giorno nuovamente le condizioni di verifica fiduciaria del rapporto fiduciario con i condomini, a meno che, ripeto, qualcuno lo abbia chiesto. Lo dovrà fare se è stato nominato nel febbraio 22, a partire dal 2024. Forse abbiamo ancora il tempo per un'ultima domanda. Sì, l'ultima domanda arriva da Enna. Vincenzo ci chiede: parcheggio la mia auto in un posto di area condominiale da oltre 20 anni. Ora mi hanno chiesto di rimuovere la mia ultima vettura. Posso eccepire l'avvenuta uso capione? Qua a Catania spesso accade di appropriarsi di zone e territori che poi per riportarli alla pubblica fruizione diventa molto difficile. Proviamo a essere sintetici, anche se la domanda poi meriterebbe una risposta più ampia. La disciplina dell'usucapione qui va contemperata e resa omogenea con quella condominiale. Per aversi usucapione, in sintesi, dobbiamo avere un potere di fatto indisturbato su quella cosa, in questo caso sul posto auto, per 20 anni, che è l'elemento oggettivo, insieme all'elemento soggettivo, ciò che si chiama animus rem sibi habendi, cioè l'animo di trattenerla per sé. Noi sappiamo che comunque in tema condominiale l'articolo 1102 del Codice Civile consente di utilizzare una cosa in via esclusiva purché non se ne alteri la destinazione, quindi in se stesso il fatto che per oltre 20 anni questo nostro amico utilizzi il posto auto non significa automaticamente che l'abbia usucapito. Per aversi usucapione, proprio comparando la disciplina giuridica dell'usucapione con l'articolo 1102 del Codice Civile, bisognerà che lui dimostri di averlo tenuto e trattenuto quel posto auto come se fosse non un possessore o un compossessore, ma il proprietario. Come? Per esempio dimostrando che c'è una catena o che vi sono elementi di isolamento di quel posto auto dagli altri e che è stato accessibile solo da lui, quindi una catena comunque delle forme che abbiano ostruito per 20 anni col beneplacito degli altri condomini dell'accesso a quel posto auto. E questa è una cosa, cioè, intanto bisogna dire è un fortunato, perché riuscite a tenere un posto auto per 20 anni non è cosa da poco. Bisognerà anche verificare se c'erano i presupposti per poterlo fare, perché in questo periodo accadono anche delle forzature da parte di tanta gente che si appropria di suolo pubblico e lo fa passare per proprio, e poi così non è, perché qualcheduno magari non ha avuto il coraggio di intervenire, di denunciare. Un'altra prassi, direttore, che dovremmo anche per mentalità prima o poi contrastare più efficacemente. Sì, perché voglio dire, l'abusivismo, l'appropriamento indebito di aree pubbliche mi pare che sia una componente purtroppo essenziale su tutto il nostro territorio. A queste altre domande che ci farete pervenire noi cercheremo di rispondere con il nostro professionista. Siamo arrivati alla fine, vogliamo solo ricordare le nostre coordinate per continuare a raggiungerci. Sì, continuate a scriverci alla nostra mail futuraproduction2018@gmail.com o su WhatsApp al numero 320-693-8702. Vi ricordo che potete seguirci sui nostri social, ci trovate come Futura Production, anche su YouTube per rivedere le puntate del Professionista Risponde, ma anche altre puntate di altri programmi di Futura Production. Grazie. Bene, grazie Enrica, ringraziamo il nostro grazie professionista che ovviamente è sempre attento a dare i suoi consigli, che sono sicuramente
molto importanti. Grazie, grazie all'avvocato Giuseppe Rapisarda, grazie a voi per averci seguito. Appuntamento al prossimo professionista.